Siamo con il candidato a sindaco per le prossime elezioni comunali che si terranno il 3 e il 4 ottobre nel comune di Castellabate, Domenico Di Luccia, per la presentazione in conferenza stampa dell'accordo politico programmatico con Alessandro Lo Schiavo, nonché la presentazione, come vedrete alle mie spalle, del simbolo della lista civica, insomma, di Domenico Di Luccia. Allora, Domenico, una bella serata dove, insomma, tante sono state le presenze, dove si è parlato, si è fatto un po' anche il bilancio di quelle che sono state le presentazioni al territorio della tua candidatura e poi ovviamente questa presentazione dell'accordo politico programmatico con Alessandro Lo Schiavo. Sì, dicevi bene, Raffaella. Noi questa sera innanzitutto abbiamo presentato il simbolo della nostra lista. L'ho spiegato molto bene durante la conferenza stampa, è un simbolo nuovo che va a centrare e a mettere in evidenza tutti gli aspetti più importanti del nostro territorio, guardando alla grande progettualità turistica che noi intendiamo portare avanti con convinzione e con testardaggine. Questa sera noi abbiamo raggiunto e sancito un accordo politico programmatico con Alessandro Lo Schiavo, e a cui va il mio ringraziamento per aver mostrato quel grande senso di responsabilità verso la propria terra, verso il proprio territorio, perché non è facile, non è veramente semplice fare un passo di lato per sposare in pieno quelle che sono le idee che io ho raccolto in questa lunga campagna di ascolto del territorio. Ho voluto inaugurare, e lo dico con convinzione, con il senso di appartenenza a questo territorio, la bellissima manifestazione Idee in Circolo. Io ho girato tutte le frazioni del comune, tutte le singole località, i centri, le piazze, ho incontrato singolarmente le persone e da loro io ho recepito quelle che sono le più belle idee, e noi con quel grande senso veramente di decisionismo che ci ha sempre contraddistinto le abbiamo fatte nostre nel nostro programma politico, e noi questa sera l'abbiamo presentato insieme ad Alessandro Lo Schiavo, insieme alla mia squadra che fra pochi giorni vi presenterò ufficialmente, la presenterò ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza, presenterò appunto la squadra, il programma politico e soprattutto la grande passione, il grande amore viscerale che lega questi giovani, questa classe dirigente a Castellabate. Questa è la grande sfida. E da questa sera noi vogliamo partire ed inaugurare un nuovo modo di fare politica, quella politica bella che effettivamente deve diventare protagonista per questi territori che richiedono tanto, ma soprattutto che meritano tanto. Durante la conferenza stampa, Alessandro Lo Schiavo ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad aderire al progetto politico di Domenico Di Luccia, precisando che la politica deve essere principalmente al servizio del territorio. La politica come servizio, disponibilità al cittadino, la politica come servizio al territorio. Noi dobbiamo dare al territorio nella sua interezza, ad ogni singola frazione, ad ogni singola località, ad ogni singola zona, diceva bene Domenico, le periferie che oggi sono diventate così grandi da paragonarsi alle attuali frazioni che ha questo territorio, questa stridente cittadina che è Castellabate. E quindi servizio verso il territorio, verso i cittadini, con una politica che si interessi solo ed esclusivamente del territorio. Nel recente passato, forse è mancato quel quid, quel di più per far decollare definitivamente Castellabate nella progettualità turistica, nelle progettualità di grandi infrastrutture. Ecco, la sfida di Domenico, la sfida di Alessandro, la sfida di questa squadra, di questi ragazzi, di quanti ci seguiranno, è proprio questa, cioè mettere in campo una serie di iniziative tali, così importanti, che il cittadino può toccare con mano, che realmente c'è la voglia di cambiare, non a chiacchiere, non con la solita politica che può essere rappresentata da marciapiede, dai pali della luce, no, da grandi infrastrutture che diventino grandi attrattori turistici. Ecco, qua è la scommessa che mi ha avvicinato a Domenico, che ci ha visto venire insieme. Domenico diceva prima della diretta: ci è bastato ragionare in 2, 3, 4, 5 occasioni e ci siamo trovati con gli stessi punti programmatici, con le stesse idee.
Magari qualcun'altra è venuta dopo, perché Domenico ha fatto i suoi giri elettorali, io avrò fatto i miei. Però c'è stata di fondo questa condivisione politica come servizio al cittadino e al territorio. Quindi il territorio è al centro dell'attenzione e lo si vedrà dal simbolo che Castellabate è il baricentro di questo nuovo modo di far politica.